Allora, come potete sentire, insomma, da tutto questo vociare dei colleghi, la Commissione Lavoro è in seduta oggi nella sala consiliare dell'Ordine degli Avvocati. Ci siamo insediati la scorsa settimana e oggi siamo entrati nel vivo dei lavori con l'organizzazione che appunto state sentendo subito della formazione importantissima in materia di lavoro, in particolare con il nuovo ciclo delle prassi di merito a doppia voce tra avvocati e magistrati che possono poi ovviamente servire anche a scopo deflattivo, per cui è molto utile anche per il singolo collega, per il singolo avvocato sapere qual è l'orientamento della sezione in una determinata, in un determinato argomento, sempre nella materia ovviamente del diritto del lavoro, che poi può aiutare insomma a capire anche come muoversi quando deve proporre un'azione o insomma nella materia del lavoro. Come sentite, insomma, la riunione è molto frequentata e molto accesa perché gli argomenti sono tanti che possono venire fuori. Oggi abbiamo avuto una presenza eccellente anche nella nostra riunione, che è il professor Veneto. I lavori continuano su questa organizzazione delle prassi di merito e, come ho detto, poi successivamente dei convegni in collaborazione con l'università. In più, ecco, volevo ricordare che c'è la presenza di una pagina Facebook della Commissione Lavoro, che io vi invito a seguire perché sicuramente lì caricheremo sia gli eventi che stiamo, diciamo, adesso preparando e sia una serie di altre informazioni piuttosto che sentenze o commenti a sentenza. Voglio anche dire poi che stiamo preparando il notiziario del lavoro, nel senso che un fiore all'occhiello di questa Commissione Lavoro è stata una rivista online che noi abbiamo chiamato Notiziario del Lavoro, che verrà presto anche preparata in questa riunione e che probabilmente verrà già diffusa nei prossimi mesi, con una serie di commenti a sentenze piuttosto che eventi formativi in tutta Italia e editoriali sia del direttore scientifico che dell'avvocato professore Pier Francesco Zecca che gli altri componenti del comitato scientifico.